Una delle domande che più spesso ci si pone quando facciamo delle verdure fermentate è come fare a tenerle sotto la salamoia. Sappiamo infatti che per una buona riuscita dei nostri fermentati, le verdure devono restare al di sotto della salamoia, sommerse in questa, perché in questo modo le proteggiamo da eventuali contaminazioni. Ma è del tutto vera questa cosa qui? Ni. Vediamo perché. Allora, se ci ritroviamo a fare delle grandi quantità di verdure fermentate, ad esempio quantità che superano il chilo, quindi abbiamo bisogno di grandi contenitori, in questo caso sì, dobbiamo assolutamente fare in modo che le verdure stiano tutte sotto la salamoia. Quindi possiamo utilizzare ad esempio un piatto, possiamo utilizzare dei pesi particolari per tenere appunto la nostra verdura sommersa nella salamoia. Per quale motivo in una grossa produzione di verdure dobbiamo fare necessariamente questa cosa qui? Lo dobbiamo fare perché in un grande contenitore rimane tanto spazio libero, tanto ossigeno, tanta aria che può essere una fonte di contaminazione per la nostra verdura. Quindi in quel caso è fondamentale che la verdura si trovi sotto la salamoia, quindi in una condizione di assenza di ossigeno, perché questa è la migliore modalità per la fermentazione delle nostre verdure. Ma se io non voglio produrre delle grandi quantità e voglio invece produrre dei vasetti, ad esempio, come questo, cosa devo fare esattamente? Beh, in questo caso le cose cambiano leggermente. Per quale motivo? Nella produzione di un vasetto di verdure noi possiamo regolare in maniera quasi totale il contenuto di acqua, il contenuto di verdure e praticamente possiamo decidere fino a che punto il nostro vasetto dovrà essere pieno. Quindi questo ci dà modo di poter regolare molto meglio il fattore di presenza aria all'interno del vasetto oppure no. La presenza di aria è un vettore di eventuale contaminazione. Infatti va detta questa cosa qui, l'aria, l'ossigeno non è un fattore che interrompe o che ostacola la fermentazione lattica, quindi la fermentazione delle verdure. No, assolutamente. La fermentazione lattica avviene anche in presenza di ossigeno. Il problema è che l'ossigeno presente favorisce una serie di proliferazioni concomitanti, come ad esempio la proliferazione di lieviti, la proliferazione di vari altri organismi, eventualmente anche di muffe. Il risultato sarà che la presenza di aria aumenterà il rischio di creazione di colonie microbiche estranee alla nostra fermentazione. Per questo motivo, quando io faccio un vasetto di verdure fermentate, posso tranquillamente regolare la quantità di salamoia, la quantità della verdura, in modo da riempire il nostro vaso. Facendo questo, non avrò più bisogno di regolare l'aria all'interno del mio vasetto, perché sarà una piccolissima porzione, sarà eliminata subito dopo l'inizio della fermentazione e l'ambiente vuoto, diciamo, che rimane all'interno del vaso, sarà subito saturato da anidride carbonica. Questo è ciò che ci permetterà di conservare bene le nostre verdure fermentate in un vasetto. Ed è per questo motivo che noi non abbiamo bisogno all'interno di un vasetto di utilizzare dei sistemi che mantengano le verdure sotto la salamoia. Quindi c'è bisogno di sistemi in un vasetto che tengano sotto la salamoia la nostra verdura, perché la saturazione dell'anidride carbonica all'interno del vasetto farà praticamente tutto il lavoro per noi. Questo però non significa che non dobbiamo mai utilizzare dei pressini nei nostri vasetti, perché se ad esempio produciamo frutta fermentata come i famosi limoni o come le umeboshi, ad esempio, ecco, in quel caso, essendoci una componente zuccherina, essendoci, diciamo, delle componenti chimiche differenti rispetto alla verdura, il rischio aumenta e quindi in questo caso sì. Oltre a regolare bene il nostro vasetto, dobbiamo anche tenere la frutta, in questo caso, immersa nella salamoia.
Generalmente, quando si forma della muffa in un vasetto, questo avviene quasi sempre, parlo di vasetti così piccoli, questo avviene quasi sempre perché la capsula che noi stiamo utilizzando per il nostro vaso non è più funzionante, quindi è danneggiata, ha una perdita, è stata usata troppe volte. Quindi il consiglio è sempre quello di cambiare spesso le capsule, avere sempre una scorta di nuove capsule da sostituire a quella originale. Per tenere le verdure o la frutta immersa nella salamoia, potete utilizzare i famosi pressini di plastica. Che sono questi, però attenzione, ricordiamoci che la plastica si sta rivelando sempre più un materiale tossico per la nostra salute. Sempre più studi stanno dimostrando che il contatto della plastica con gli alimenti, anche della plastica considerata sicura, è problematico per la salute umana. Quindi, mio consiglio, utilizzatelo il meno possibile, e dove potete sostituitelo con vetro, sostituite questi pressini con dei bicchierini di vetro, con qualcosa o qualcosa di riciclabile come il legno, gli stuzzicadenti che vi possono permettere di tenere immerso il vostro prodotto nella salamoia, ecco, senza utilizzare materiale che può essere dannoso per la nostra salute. Inoltre, ricordiamoci sempre che tutto ciò che inseriamo nel vasetto per tenere sotto la salamoia, la nostra verdura deve essere sterilizzato. Questo è molto importante, quindi ricordatevi questo dettaglio. Ciao!